Tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò dei vestiti per cani, quindi servono veramente e per quali cani vanno usati principalmente. Ho queste magliette per l'estate, autunno, insomma, autunno più che altro perché l'estate fa troppo caldo. Allora, questa qui in realtà non è per cani, però io l'ho presa comunque perché, cioè, le sta benissimo. L'unico problema è che dietro c'è questo cosino che si appiccica al pelo e quindi non va bene. Cioè, ho acquistato un'altra maglietta per cani verde militare, che è questa. Ora si Cody, magari. Cody. Ok, la maglietta è questa, comunque ve l'avevo già fatta vedere in un video. E tra l'altro andate a vedere quello di cosa portare in vacanza con il cane, parte 2. Questa maglietta appunto è fatta apposta per cani e quindi si può usare per l'autunno magari. Io comunque anche se ce le ho, non le ho usate praticamente mai, non l'ho mai portata fuori comunque con le magliettine. Quindi, cioè, gliele metto solo alcuni giorni, ma tipo per provargliele, basta, per vedere come ci sta, ma 5 minuti poi non servono a un granché, secondo me. E invece una cosa molto utile è l'impermeabile, che questo serve pure per i cani dalle medie e grandi, perché se li portate fuori con la pioggia o se hanno un giardino, vedo che in giardino servono gli impermeabili. Io ne ho presi due perché questo era di quando era cucciola, infatti adesso non le sta più. E era appunto piccolissimo, già le stava a malapena quando l'ho presa. E è bellissimo però. Questo era tipo ai chihuahua, ai barboncini toy, alcuni tipo. Lei è già troppo grossa, anche se non è barboncino toy. E appunto ho preso questo impermeabile che ha pure il cappuccio che si può togliere. E in questo ci sono pure le misure di, ad esempio, vedete Barbone Toy, dice 20-25 e questa era 18 addirittura. Però lei appunto 18 ore non le sta ovviamente. Dopo che è cresciuta, anche se adesso pure non le sta benissimo, le sta un po' grosso addirittura, ho comprato questo impermeabile carinissimo giallo su internet. Qui c'è un task dove si può mettere dei biscottini o qualcosa e sotto c'è questo sottopancia e i buchi per le, cioè, questi elastici per le zampe. C'è questo cappuccio che non si può togliere e ha di tante misure. E quindi magari quando crescerà ancora, anche se mi sa che adesso non crescerà più, comunque userò questo. E poi ci sono quelli per l'inverno, quelli che si utilizzano per lo più per cani in taglia piccola. E sono questo qui, ad esempio, è Impile Super Dog, taglia 18, che le sta anche questo piccolino adesso. Però lo tengo perché non si sa mai se avrò altri cani. Ok, come stavo dicendo, appunto, praticamente le piccole sono molto utili. Io ho questo qui, appunto, Super Dog, e poi ne sto facendo uno in lana. In lana, appunto, io lo sto facendo a mano. Sento che ci vorrà molto. Una cosa che volevo farvi vedere di questo, che è di marca Dogline italiana, è che qui si tira, questo bottone si apre e c'è pure la parte impermeabile, quindi è per l'inverno, praticamente sia fa caldo che è impermeabile. Si mette sopra, c'è un bottone qua e si chiude, e quindi è un impermeabile ed è veramente carino. E ci sono questi colori. Ci sono gli elastici per le zampe di dietro, mentre ci sono i buchi per le zampe davanti. Alla fine, infatti, a cappottini, io vi consiglio, se avete un cane di taglia grande, d'inverno, ora, se vedete che, ad esempio, pure il pelo lungo, ad esempio, avete un Golden Retriever o un Border Collie o un Pastore Tedesco, non li mettete le magliettine d'inverno. L'unica cosa che forse consiglio più per tutti i cani è l'impermeabile, che se serve sempre. Detto questo, il video può concludersi qua. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video.